Ciao bimbi, ciao mamme e ciao papà. Allora, Pasqua si sta avvicinando e stavo pensando di fare insieme a voi un lavoretto. Ho pensato a un simpaticissimo pulcino. Pulcino con dentro le uova. Che dite? Per realizzarlo, della colla o dello scotch? La scatola delle uova. Le forbici e tre colori, il giallo, l'arancione e il nero. Vogliamo iniziare? Che dite? Per prima cosa tagliamo la scatola delle uova. Cerchiamo di tagliarle più precise possibili. Poi ovviamente non verranno mai uguali. Però ci possiamo provare. Alla fine ognuno avrà il suo pulcino simpatico. Questa è una. Cerchiamo di fare la stessa cosa con un altro. Una volta tagliate le due parti, iniziamo a colorarle. Il pulcino è giallo, quindi iniziamo a colorarle di giallo, così. Finito di colorare le due parti, ecco qui che siamo già a metà lavoro. Ora ci serviranno delle ali. Il pulcino ha delle ali, delle zampette e un bellissimo becco. Allora, possiamo realizzarle o con del cartoncino arancione oppure con quello che rimane della scatola delle uova e crearcelo. Allora iniziamo a realizzare il becco. Una volta creato il becco, si colorerà di arancione. Bimbi, io ho creato il mio becco. Ora lo mettiamo un attimo da parte e realizziamo le ali. Facciamo la stessa identica cosa. Cerchiamo di tagliare dei triangoletti come abbiamo fatto per il becco. Ed ecco qui realizzate anche le mie ali. Aspettate, bimbi, che mi sono dimenticata di colorare anche l'altro lato. Recupero subito. Ecco qua. Colorata anche le ali. Mettiamo da parte anche queste. Mancano le zampine. Creiamo anche le nostre zampine. Bimbi, ecco qui abbiamo il becco, le nostre ali, le zampine e il corpicino. Che dite? Adesso ci servirà la colla. Cominceremo così ad attaccare le varie parti del corpo. Vogliamo iniziare? Bimbi, prima di tutto dovremo cercare la parte che combacia di più. Ad esempio, questa rispetto alle altre. Quindi, una volta incollato, il risultato sarà più o meno questo. Ora inizieremo ad attaccare il becco, le ali e le nostre zampine. Vai, iniziate! Questo è il risultato. Ma manca qualcosa a questo pulcino, secondo voi? Fammelo guardare bene. Mi sa che mancano gli occhietti. Sì, mancano proprio gli occhietti. E allora con il pennarello nero li realizziamo. Ora che il nostro simpatico pulcino è pronto, vediamo un po' che cosa nasconde dentro alla bocca. Le uova, bimbi! Un bacione a tutti e soprattutto voglio vedere i vostri bellissimi pulcini.